operatore di tatuaggi e piercing, detto, chiamato in gergo tatuatore, era una volta una figura importante nelle società, nelle culture antiche, perché era la persona che marchiava vita a un individuo imprimendo sulla pelle la storia della persona. Era una sorta di carta d'identità. Grazie a questi tatuaggi impressi sulla pelle si riusciva a distinguere e capire di che rango sociale apparteneva questa persona, di chi era figlio, che storia aveva avuto, se era una persona di valore o meno. Era un po' come il nostro abito moderno, no? A colpo d'occhio noi oggi individuiamo subito più o meno che lavoro una persona fa. Una tuta da operaio ci indica semplicemente che è un operaio meccanico. Una giacca, un completo molto, che ne so, lussuoso, indicherà uno stato sociale lavorativo un pochino più elevato, diverso. E una volta questi vestiti non c'erano, e quindi erano i tatuaggi che raccontavano la storia della vita e dell'individuo, del soggetto. Erano riti molto particolari, anche molto dolorosi, perché gli strumenti erano non certo raffinati e buoni come quelli di oggi, insomma, quindi erano dei rituali anche, non era come il tatuaggio di oggi, che è un pochino più vissuto solo da un punto di vista estetico. E al giorno d'oggi appunto assume una connotazione poi diversa, viene fatto anche per gruppo di appartenenza, perché ormai si calcola che più del 60-70% della popolazione, dei giovani soprattutto, siano tatuati, quindi è diventato una cosa molto comune avere un tatuaggio. Diciamo che se il tatuatore prima era una figura prettamente artigianale, e anch'io tuttora preferisco definirmi un artigiano piuttosto che un artista, anche perché l'artista è colui che inventa un nuovo stile, un nuovo genere, crea qualcosa di nuovo che prima non c'era, mentre invece la maggior parte di noi tatuatori semplicemente cerca di riprodurre al meglio su pelle dei disegni che possono essere prodotti da noi stessi, portati dal cliente se ha delle competenze di disegno, oppure, come spesso molto accade, vengono presi nel web, nella rete, e purtroppo spesso vengono anche riprodotti senza neanche creare una piccola differenza, così come vengono trovati. Quindi se prima il tatuatore era veramente un artigiano, cioè partiva da zero, dal disegno, lo portava poi sulla pelle, lo incideva con la macchinetta cercando di farlo poi guarire al meglio, sempre con l'aiuto ovviamente del cliente, perché la cura poi va a lui, adesso è un pochino meno artigianale, diciamo, e sta iniziando a diventare un pochino più professionale anche da un punto di vista proprio igienico-sanitario, cosa che bisognava arrivarci, perché è fondamentale, visto che lavoriamo col sangue di molte persone, avere dei parametri di igiene veramente alti. Ok, bene ragazzi, siamo pronti per iniziare. Avete preparato il vostro disegno sulla pelle sintetica. Adesso dovrete montare l'ago sul puntale, sul corpo macchina, con tutte le barriere di protezione del caso, e iniziamo a tracciare il disegno, ok? D'accordo. I panni sporchi magari sul banchetto li togliamo. L'area di lavoro deve essere sempre pulita, sia durante la preparazione sia durante l'esecuzione, d'accordo? La figura del tatuatore al giorno nostro dovrà essere un pochino più completa rispetto al passato, dovrà avere una conoscenza del derma, della pelle sul quale lavoriamo, un pochino più approfondita, sapere quali sono i batteri, come debellarli, le malattie infettive, come evitare di trasmettere, quindi la contaminazione crociata tra un cliente e l'altro, che passaggi fare, cose che negli anni scorsi, in questo secolo, diciamo all'inizio, venivano assolutamente tralasciate, in quanto i tatuatori lavoravano senza guanti, gli aghi a volte erano monouso, a volte no, le norme igieniche non c'erano fondamentalmente, i tatuatori non avevano neanche una conoscenza minima per quanto riguarda batteri o virus o la distinzione che c'è tra di essi, e al giorno d'oggi abbiamo il bisogno di una figura professionale un pochino più formata e completa su tutti gli aspetti. Quindi il tatuatore dovrà essere in grado di riconoscere se la pelle presenta dei problemi, che tipi di problemi sono, se poter lavorare o meno, e in caso successivo al tatuaggio, durante la fase di guarigione, se si incontrano dei problemi, saperli riconoscere, chiedere ovviamente anche il consulto del medico, in quanto noi non siamo medici e dobbiamo sempre appoggiarci a un professionista esterno, ma sapere indirizzare subito il cliente da un professionista.
Ovviamente questi parametri di attenzione e di conoscenza sono sia nel tatuaggio ma anche nel piercing fondamentali, soprattutto perché nel piercing andiamo a inserire in profondità un gioiello metallico in acciaio chirurgico in titanio e a differenza del tatuaggio è una ferita superficiale estesa, il piercing è proprio un inserimento di metallo sotto pelle e in profondità, quindi dobbiamo stare ancora un pochino più attenti. Ok, bene ragazzi, siamo pronti, avete preparato la vostra strumentazione aperta sul tavolo, avete il vostro cliente finto davanti e siamo pronti per eseguire il foro. Vi ricordate tutta la parte teorica di prima, quindi andiamo adesso semplicemente a metterla in pratica, d'accordo? Siete pronti? Ok, se andate avanti uno per uno così io vi seguo anche uno per uno sulle operazioni che farete, d'accordo? Ok, pronti, allora l'orecchino è pronto, allora è preferibile mantenere tutta la strumentazione sempre sul piano sterile, cioè questa è l'unica parte sterile che hai, quindi pinze, gioielli, aghi sempre su questa parte interna della carta, d'accordo? Bene, puoi partire, allora prenderai il labbro del cliente, d'accordo? No, il bloccaggio non serve mai, ecco perché mettiamo l'elastico. L'elastico serve a mantenere quella lieve pressione che non fa sfuggire la pinza. Andare a mettere la pinza in blocco significa creare un ematoma incredibile sul cliente. Quindi ci va una lieve pressione, i movimenti sempre con delicatezza, ricordiamoci che comunque è la mucosa di un cliente, quindi con molta delicatezza. Adesso prendi pure l'ago. In questo caso io passerei, tu vuoi passare da sotto, passa da sotto, va bene, può andare bene. Allora, attenzione, no, così rischi di bucarti la mano, devi sempre tenere le tue dita lontane dalla fuoriuscita del lago, d'accordo? Piano piano piano, questa è sporca di sangue però, quindi appoggiandola sul piano qui contamini il piano, rimani sempre su questo piano qua in maniera tale che dopo quando butti tutto non hai creato problemi di contaminazione crociata sulle superfici, d'accordo? Questi sono orecchini in più, li togliamo perché sennò creano solo confusione. Attenzione alle dita qua sopra, eh. Questo lo appoggi sempre lì, tutto parte da qui e tutto finisce qui. Ovviamente la tovaglietta nel caso della realtà non l'abbiamo perché avremo il cliente che è disteso e che riceve il piercing, quindi questa è una zona in più, diciamo. In questo tipo di piercing l'errore più comune è l'inclinazione dell'orecchino. Di solito viene spesso inclinato verso l'alto, la maggior parte dei piercing che ho visto sta sempre inclinata verso l'alto, qualche volta è successo anche a me. Io di solito passo dall'esterno, in quel punto lì, mi trovo un pochino meglio. Sì, io sulle labbra vado dall'esterno, mi trovo meglio nel mio modo di lavorare. Io esatto, passo, sporgo il labbro verso l'esterno e poi da sopra vado, mi regolo meglio anche con l'inclinazione, no? Di come poi rimane dopo. Però usando l'ago da 1,6, se avessi usato l'ago da 1,2 eri obbligata per forza a passare dall'interno, lì dipende come uno vuole lavorare. Però ricordati anche una cosa, su quel modellino anatomico non c'è il naso, quindi se tu con la pinza prendi il labbro superiore, lo rigiri verso l'alto e poi da sopra passi sopra, se prendi bene vai fuori dal naso, se sbagli rischi di fare un paio di piercing invece di uno. Però dopo ognuno trova il proprio modo di lavorare, ci sono più tecniche e diversi modi di arrivare al risultato finale. Ok? Bene, adesso il cliente è soddisfatto, gli spieghi molto 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 bene la cura, è consigliabile lasciargliela scritta, una specie di guida orientativa, una guida orientativa su come deve curare poi il piercing, d'accordo?
piercing in antichità era sia usato come adornamento estetico sia a livello cerimoniale, e c'era questa convinzione del forare il corpo, di creare un canale di energia, un canale dove potesse passare la luce e gli altri elementi. Avevano significati un pochino diversi da quelli del giorno d'oggi, dove uno mette, fa il buco solo per poi poter mettere, che ne so, il brillantino. Erano significati ben profondi di legame con gli elementi, di legame con la terra. D'altronde erano rituali fatti anche da sciamani, insomma non c'era il piercer dentro il suo negozio, era lo sciamano della tribù che praticava il foro per poter inserire poi varia tipo di gioielleria. Hai creato un disegno su carta, adesso però dobbiamo riuscire a trasferirlo sulla pelle, quindi in realtà dovremmo fare quello che si chiama uno stencil, quindi prendere questo disegno e trasferirlo con un inchiostro su quella pelle sintetica, d'accordo? Vado subito a prenderlo. Allora, devi ricalcare però un secondino il tuo disegno con questa carta carbone praticamente, d'accordo? Quindi semplicemente lo ripassi su, premendo un pochettino, d'accordo? Mentre iniziamo a montare la macchina, allora abbiamo l'ago da 7 e il puntale da 7. Prima, no, ridisegna semplicemente il disegno, in maniera tale che trasferirai sulla carta l'inchiostro della carta da stencil. Ci sono gli aghi 9 magnum, e beh, più che da ombra ci sono un pochino, guarda se ci sono da ombra, se ci dovrebbe essere scritto soft magnum da ombreggiatura, da sfumatura, se no ci sono i 9 magnum più che altro da colore, oppure finito. Davvero, di già? Sei velocissima. Ok, sicura che hai fatto tutte le linee? Bene, sì. Ok, perfetto. Allora, a questo punto mettiamo sulla pelle del cliente una piccola quantità di crema, che è una crema, un liquido trasparente. Poco a poco, se ne metti troppa l'inchiostro si allarga tantissimo. E soprattutto, prima di mettere questa crema e il disegno a stencil, tu che non c'eri l'altra volta, bisogna preparare molto molto bene la pelle del cliente, nel senso bisogna disinfettarla, poi bisogna sgrassarla con un alcol dermatologico in maniera tale che non ci sia più sebo e parti grasse sulla pelle, perché sennò a metà lavoro il disegno che tu adesso appoggerai qua si cancellerà e quindi non avrai più la traccia da seguire. Questo lo appoggi, tieni premuto un secondino, dopodiché sulla pelle del cliente magari se rimane anche quel minutino viene assorbita un pochino di più, d'accordo? Poi lo rimuovi pian piano e hai più o meno una mascherina da seguire. Quando lo muovi, come ho fatto io adesso, avrai una doppia linea. Ovviamente si presume che uno abbia una capacità di disegno tale da, no, tracciare la linea giusta anche. Sì, ne sono venute un paio. D'accordo, adesso bisogna lasciarlo asciugare sia su questa pelle un pochino, sia sul cliente vero. Se si aspettano quei 4-5 minuti, lo stencil si asciugherà e avrà una durata maggiore durante l'esecuzione del tatuaggio. Questo è il corpo macchina, questo è il puntale e questo è l'ago, d'accordo? Una volta inserito l'ago all'interno del puntale, si monta poi sul corpo macchina. In questo caso montiamo prima un attimo una barriera di protezione in maniera tale da non contaminare poi la macchina durante il lavoro. Infilato il puntale, andiamo ad agganciare l'occhiello dell'ago sulla barra tramite questo gommino. Prima si inserisce il gommino nell'occhiello e poi si va a montare sulla barra, d'accordo? Poi serve in realtà un elastico che ci tenga fermo l'assa dell'ago
regoliamo l'escursione. Questa è una posizione di sicurezza, l'ago non deve sporgere fuori, solo durante la battuta uscirà fuori, d'accordo? A questo punto si attacca il contatto elettrico, il clip cord. Benissimo. Punto di contatto numero 1, punto di contatto 2, d'accordo? Restare qua, per sganciarlo si semplicemente si schiaccia, d'accordo? Si toglie il contatto. Passa corrente a 12 volts, quindi non prenderai mai massimo 12 volts, non prenderai la scossa anche se lo tocchi. Schiaccia appunto, schiaccia pure il pedale, vediamo se la macchina gira sufficientemente bene o se bisogna regolarla. Si decisa col pedale, ok, tienilo premuto. L'Istituto Enrico Fermi, con il corso per operatori di tatuaggio e piercing, si propone di formare il ragazzo o la ragazza che intraprendono questo percorso, si propone di formarli soprattutto da un punto di vista igienico-sanitario, nel senso insegnare ai ragazzi a non contaminare le persone, a non far trasmettere le malattie da una persona all'altra. Ed è la base del nostro lavoro è la pulizia e l'igiene e questa, l'attenzione a non creare danni a livello di salute. Dopodiché ci sono delle ore di pratica nelle quali si danno i rudimentali concetti di pratica dell'arte del tatuaggio e del piercing, che poi dovranno comunque essere approfonditi in seguito. Si consiglia comunque di intraprendere una carriera di apprendistato presso un tattoo studio in maniera tale da avere dal tatuatore professionista delle basi un pochino più ferre per fare quest'arte che è veramente veramente complessa. Per diventare un operatore di tatuaggio e piercing bisogna innanzitutto avere una passione per quest'arte, per queste due arti che sono completamente diverse se uno ci pensa bene, perché il tatuaggio è disegnare sulla pelle, il piercing è inserire dei monili metallici all'interno del corpo, fanno sempre parte di un lato estetico, no? Però sono veramente differenti anche nell'esecuzione. Per chi si avvicina all'arte del tatuaggio deve avere una capacità e un amore per il disegno e semplicemente il desiderio di trasferire le proprie opere su pelle, vederle muovere, camminare sulla pelle del cliente e sapere che verranno portate sulla pelle del cliente per tutta la vita. È una grossa responsabilità anche, no? E ti deve piacere, devi essere innamorato, se no non lo farai mai. E il piercing è un pochino differente, lo trovo un pochino più tecnico, di più precisione, ti deve piacere il punto luce sul corpo, perché poi la finalità del piercer è mettere questi punti luce sul corpo, si deve vedere praticamente questa sfera che brilla e che crea appunto questo punto luce e devi saperlo posizionare bene, non solo centrato, ma devi anche avere un buon occhio per quanto riguarda la morfologia, la fisionomia della persona e saper dove mettere bene questi orecchini, ecco. We'll be right back.